deve essere tutto un lavoro a monte. Quando vado a costruire un portafoglio con un cliente, lo devo rendere consapevole di quali sono gli strumenti su cui ha investito. Ciao a tutti, io sono Stefano Genta, consulente finanziario autonomo, collaboratore della Youinvest SCF. Quando vado a creare un rapporto di fiducia con i clienti, cerco innanzitutto di capire quali sono le loro esigenze, le esigenze specifiche del cliente, e vado a mettermi nei loro panni per capire come posso io andare a risolvere il loro problema o comunque a migliorare la loro situazione finanziaria. Uno degli esempi classici che mi è capitato di affrontare è andare a vedere determinati finanziamenti, che tipi di interessi avevano, e andare così a estinguere, laddove fosse possibile, il finanziamento per andare a evitare costi ulteriori. Come mi è capitato anche di vedere clienti con polizze assicurative con costi veramente, veramente elevati, e andarli quindi ad aiutare per costruire un portafoglio efficiente in base ovviamente alle loro esigenze. Secondo me, in periodi di forte volatilità del mercato, quello che aiuta più il cliente è la consapevolezza. Quindi ci deve essere tutto un lavoro a monte. Quando vado a costruire un portafoglio con un cliente, lo devo rendere consapevole di quali sono gli strumenti su cui ha investito. Perché più si ha conoscenza degli strumenti che si è investito, più si è in grado di sopportare anche momenti difficili di alta volatilità del mercato. Quelle difficoltà maggiori che ho avuto con alcuni clienti è stato come andare a creare del risparmio. Quindi un'analisi approfondita, magari in casi un po' più complicati, delle varie spese per andare a creare del risparmio da poter andare ad investire. Un altro caso abbastanza complicato è stato andare a dover recuperare su un portafoglio di circa 100.000 euro, 15-20.000 euro di minus negli anni successivi. E sono quindi situazioni abbastanza complicate perché si devono utilizzare metodiche particolari per riuscire appunto a compensare più minusvalenze possibili nei 4 anni successivi.